È stato un momento molto importante di confronto all'interno del variegato mondo del turismo italiano, all'interno di Fratelli d'Italia, dove abbiamo anche esternato alcune best practice che abbiamo attuato a livello territoriale. A Catania, per esempio, siamo orgogliosi di aver attuato alcune iniziative assolutamente innovative. Penso al regolamento sul turismo sportivo, che determina contributi aggiuntivi agli organizzatori di eventi sportivi organizzati nella mia città in base al numero dei pernottamenti determinati. Alla stregua di questo regolamento che abbiamo attuato nel mese di luglio, stiamo realizzando due iniziative, uno sul turismo congressuale, anche qui attraverso un contributo aggiuntivo che andremo ad erogare a coloro i quali organizzano eventi congressuali in base al numero dei pernottamenti determinati dall'evento, destagionalizzando l'evento, ovvero esclusivamente per gli eventi organizzati nei mesi che vanno da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre. Credo che siano iniziative di grande valenza, insieme ad un'altra che stiamo realizzando, mirante a dare un contributo di 1000 euro per ogni pullman che entra nella mia città con almeno 45 passeggeri, che determini almeno due notti di pernottamento, favorendo quindi flussi turistici aggiuntivi nel settore del turismo scolastico e in quello del turismo della terza età. Best practice di cui siamo orgogliosi, che testimoniano come anche i comuni possono svolgere una funzione importante per determinare flussi turistici aggiuntivi.